Alzate le mani! Ah, questi sono forti, sono questi addormentati. Siete voi allora? Che sono venuto a fare? Allora, questo è già online, quindi voglio dire chi è collegato potrebbe andare su slideshare.net/robingood-italia e trova la presentazione che ho qua già disponibile, esattamente la stessa. slideshare.net/robingood-italia. Qual è il problema perché sono qui? Il problema è che abbiamo un sacco di cose che vogliamo fare, tantissime, tanti interessi, poco tempo e internet che ci offre sempre più opportunità. L'anno scorso sono venuto qua alla sala dei notari e avevo questa slide che diceva che 4 mesi prima di aprile 2010 ogni giorno gli americani consumano al giorno, ogni americano 34 gigabyte di data. Dici, vabbè, come fa? Se tu guardi, ovviamente fra queste informazioni che assorbiamo, qui ci sta la TV, la radio, il telefono, la stampa, i computer, i giochi, i film e la musica. Fra tutte queste cose, un americano, che non è un italiano, ma ci stiamo avvicinando rapidamente anche noi, consumava 34 giga di dati al giorno, per dirvi quante informazioni noi ci ciucciamo al giorno. Quindi c'è sempre meno tempo a disposizione ed essendoci meno tempo abbiamo più difficoltà a scegliere ciò che realmente ci interessa. È come voler mettere tanta acqua in un bicchiere che ne può contenere soltanto un po', quindi ti troverai anche tu spesso a rinunciare a delle cose che vuoi fare, a delle notizie che vuoi seguire, a degli articoli che vuoi approfondire, perché sono semplicemente così tante le cose da seguire che non si riescono a seguire tutte. Chi lavora online, per chi segue un settore che è influenzato fortemente dal mondo di internet, quindi è diventato un problema anche tenersi aggiornati, perché sì, ci sono i blog, sì, ci stanno i feed RSS, ma ha voglia abbonarmi ai feed, alle newsletter, girare i blog? Ma quante ore ci devo stare? Perché me li dovrei leggere tutti, leggere quelle cose che fanno schifo e quelle cose buone, distinguere quelle buone, leggermi solo quelle e far finta di non aver letto le altre, e quanto tempo ci devo stare? Quindi è un problema reale riuscire a rimanere aggiornati. Quindi sono tutta una serie di problemi che sono troppe informazioni, insomma uno stato perenne di information overload che peggiora tutti i giorni. Il numero delle sorgenti, cioè delle fonti che usiamo per ricevere informazioni, aumenta. La diversità, la tipologia di queste fonti aumenta, perché prima c'erano solo i giornali, poi sono venuti i blog, e poi sono venuti i social media, e poi ci stanno i siti sociali con i video, soltanto le notizie per locali, solo le immagini, solo i tweet, cioè le tipologie aumentano anche loro. Aumentano i bloggers e i blog. E noi nel frattempo vogliamo fare anche più cose, quindi c'è un contrasto fra questa quantità esplosiva di informazioni che aumenta giorno dopo giorno e la nostra possibilità di realmente scegliere e trovare ciò che ci interessa di più. Come faccio a trovare in questo oceano di informazioni ciò che veramente mi interessa? E poi come faccio a non stare in una situazione stile McDonald's tutti i giorni? Cioè cerco una cosa su Google, mi interessa una cosa, la trovo e che ci sta? Un blog, pubblicità sopra, pubblicità sotto, pubblicità di lato, pubblicità di qua e due paragrafetti. Ma io non è che ogni volta che ho fame posso andare da McDonald's, ho bisogno di qualcosa di più sostanzioso ogni tanto. E quindi anche per le informazioni e le news, i blog spesso hanno riempito soltanto uno spazio vuoto e una chimera di ma dai, butto lì ste cose, ci metto le pubblicità, faccio un po' di soldi rapidamente. Quindi abbiamo un po' riempito di cacca questo panorama di internet dove sì, ci stanno un sacco di cose, ma la maggior parte iniziano appunto per CA e finiscono per CA. Come lo risolviamo questo problema? La mia proposta è quella di considerare questa, chiamiamola, nuova disciplina che io nel 2004 mi sono ispirato a voler chiamare news mastering. Non so se è stata una grande idea o meno, ma io al tempo non ero forse così preparato, aggiornato come adesso, e dicevo ma c'è un webmaster che tiene insieme il sito, se c'è uno che deve tenere insieme le informazioni, invece di webmaster lo chiamo news master. Perché cosa avevo visto che succedeva? Nel 2004 c'era stata la prima esplosione dei feed RSS, cioè oltre ad esserci già tanti blog e tanti siti, sono nati questi feed RSS. Che cosa sono? Sono un canale parallelo all'informazione che vedo sul web che mi consente di abbonarmi a un sito senza però dovergli dare il mio nome e la mia email. Figata, così non mi mandano pubblicità, non sanno chi sono io. Quindi io posso andare su un sito e quando vedo
quell'iconcina arancione con una serie di raggetti tipo altoparlante che manda dei suoni, o un bottoncino arancione con su scritto XML, vuol dire, o RSS, che quel sito ha un feed. Come lo uso? Semplicemente clicco su quel bottoncino, prendo la URL che mi appare in alto e me la vado a inserire dentro un lettore di feed RSS. Oddio Robin, com'è complicato? E quale uso? Qual è un lettore facile che non costa niente? Beh, puoi andare da Google, c'è Google Reader. Google Reader è un lettore di feed RSS assolutamente gratuito. Quindi tu vai su un sito, c'è il bottoncino arancione, vuol dire che c'è il feed RSS, copi la URL, vai da Google Reader e Google Reader dice che c'hai un feed RSS, tu dici sì e glielo incolli. Gliene puoi incollare quanti vuoi, 1, 10, 100, 1000, e Google Reader diventa praticamente una telescrivente che ti fa vedere tutte le notizie che arrivano da questi siti dai quali hai preso il feed RSS. Vantaggio, non devo andare più su ogni sito, mi arrivano tutti insieme qua. Svantaggio, più ce ne metto, più c'ho roba da leggere. Il news mastering è una disciplina che mi è apparsa come uno sbocco logico quando ho visto che c'erano tutti questi feed RSS, continuavano ad aumentare sempre di più e io non riuscivo a stargli appresso. E c'era Robert Scoble, questo celeberrimo blogger americano, che diceva: ma io sono un figo, ho 3000 feed, li leggo tutti, non mi scappa niente. A me sembrava così senza senso questa cosa, perché o lui spendeva tutto il tempo a leggere questi feed oppure non capivo come poteva trarne un vantaggio utile. E ho detto, ma forse quello che si può fare è di sfruttare il fatto che c'è tanto casino per tirare fuori solo la crema. Chi di voi è appassionato di audio, musica, alta fedeltà? Nell'audio avrete sentito il nome Dolby. Dolby, e che serve? A togliere il fruscio, a togliere i disturbi. Cosa fa il Dolby? Il Dolby aumenta il volume disturbi per riconoscere bene la cacca e poi la toglie, perché più l'amplifico più la vedo bene e più la posso togliere. E ho detto, ma non ci potrebbe essere un ragionamento uguale anche per tutte ste cavolo di notizie che arrivano? Perché sono una marea di cacca e ci stanno delle gemme però dentro, ma non si distinguono perché ce ne sono così tante che tu neanche sai quale andare a vedere. E ho detto, questa pratica di raccogliere tutto, cacca inclusa, mano a mano che capisco chi la scoreggia, lo elimino. Però intanto la prendo. Scelgo quello che mi interessa di più e lo ripubblico per un mercato specifico. Non è che io voglio fare Attualità, La Repubblica, Il Corriere della Sera. Io voglio servire un mercato specifico. Lui è appassionato di golf, ok? Allora, quanti blog e siti si deve andare a leggere? Sa un po' anche l'inglese, quindi vorrebbe anche andarsi a leggere quelli all'estero, ma quante notizie ci sono? E poi se il Corriere della Sera o La Repubblica oggi pubblica qualcosa sul golf, lui si dovrebbe leggere ogni volta tutta la rubrica sportiva del Corriere della Sera, della Repubblica, Il Corriere dello Sport e Tutto Sport e via dicendo. Se c'è uno appassionato di golf che a monte già fa questo lavoro per lui, succhia tutto, filtra, sceglie il meglio e lo pubblica su un canale preciso, ma lui è molto contento all'inizio. Parecchio contento se la cosa continua e migliora, e a un certo punto potrebbe diventare così importante per lui, se vive di tornei e va in giro per il mondo, che quel canale lui è disposto a pagarlo, perché le informazioni che ci stanno lì, che lui trova immediatamente pronte, sai quante ore dovrebbe perdere ogni giorno per trovarle? Quindi ho detto, il news mastering potrebbe essere questo tipo di idea, ed è fatto da tre elementi. La disciplina, chiamiamola, il news master, l'attore, il disjockey della situazione, e il news radar. Il news radar? Il news radar, il prodotto finale, quello che esce, questo canale di ciliegie, di fragole, le più belle, le più buone, le più fragranti e saporite che ho scelto per te. News radar, news master, news master, in questi termini con i quali vi voglio far familiarizzare oggi. Io vi voglio far vedere un attimino adesso poca della teoria e dei passi necessari per fare questo mestiere, e poi se riusciamo, se mi danno il tempo e se voi siete interessati, vi voglio far vedere in pratica, in diretta, la creazione di un canale di notizie specifico News Radar in tempo reale, qua. Questa immagine del disc jockey ve la dovete stampare, perché secondo me il newsmaster è il disc jockey delle notizie. Cosa fa? Deve comprarsi tutti i dischi, ascoltare il meglio del meglio, tutte le novità, e mixare per una certa audience, mixare per un certo pubblico, fare contento quel pubblico che lui serve. Per questo l'analogia col DJ è importante. Il news radar è il risultato finale, quindi la raccolta, la scelta, la selezione in un canale che si può poi pubblicare in tante maniere diverse, te lo farò vedere fra poco, online o anche offline. I benefici principali, prima che ti faccio vedere i passi, dici ma perché lo dovrei fare oltre ai motivi che già mi hai elencato?
Uno, perché posso avere molta visibilità. Cioè, il fatto che io creo qualcosa che ha valore e ha utilità immediata per un certo pubblico, automaticamente crea visibilità, perché le persone, se questa cosa è così buona come l'ho descritta, ne parlano ai loro amici. Lui, che è appassionato di golf, se ci fosse un canale del genere, sicuramente lo direbbe ai suoi amici appassionati di golf. Due, posso aumentare la mia reputazione, perché se io, appassionato di golf, riesco a vedere tutti i notiziari di golf e a scegliere il meglio del meglio, non sono il primo coglioncino che sta guardando il golf, devo essere io stesso un appassionato, uno che se ne intende un po', e per poter scegliere, essere apprezzato da un esperto, devo essere tanto esperto quanto lui, se non di più. Quindi lo stesso lavoro di analizzare, monitorare, scegliere, mi costringe ad essere un mini esperto all'inizio e mi trasforma in un super esperto mano a mano che lo faccio, per forza. Mi dà la possibilità di avere quindi più autorevolezza, se sono l'esperto mi verranno a chiedere dei pareri, potrei avere la possibilità di aumentare la mia reputazione con tutti questi fattori qua e potrei entrare in contatto con tutte le persone, le ditte, i siti web, i blogger in quel settore che mano a mano scopro, perché io li ripubblico nel mio canale, quindi li scopro, li posso contattare e loro scopriranno me perché io gli do visibilità. Quindi ci sono molti vantaggi, non ultimo quello che secondo me questo tipo di attività può anche essere economicamente sostenibile, non proprio con la pubblicità che è lo scalino automatico, ma forse attraverso dei servizi premium, perché forse l'appassionato di golf non è l'esempio che è più vicino, ma ci sono tanti altri tipi di passione per le quali uno pagherebbe sicuramente per essere informato e aggiornato in maniera professionale su tutto quello che succede. Robin, ma qualche esempio concreto di chi fa queste cose, per capire che non è solo una fantasia che hai tu nella tua testa dal 2004, ci stanno? Ci stanno e come? Google non li penalizza, Google gli vuole bene a questi siti e questi siti vanno avanti da diversi anni alcuni e fanno anche i soldi, quindi dategli un'occhiata e segnatevi i loro nomi. Il primo e più famoso, uno dei pionieri, si chiama TechMeme, è un sito creato da Gabe Rivera, uno dei pionieri in questo settore, e cosa fa? Aggrega, filtra e seleziona, usando prima un metodo automatico e poi dei curatori manuali, le migliori notizie che riguardano il mondo della tecnologia, dei nuovi media e la Silicon Valley. Quindi se tu vuoi stare come uno che sta a San Francisco e avere sott'occhio quello che è successo oggi, se Steve Jobs ha deciso di comprarsi una nuova macchina o di metterci dentro il nuovo iPad nel cruscotto, qua sicuramente lo trovi. TechMeme. Il loro modello di sostenibilità è di dare la possibilità a società di avere delle storie sponsorizzate, cioè invece che le notizie che aggregano, che escono normalmente da altri siti, cioè TechMeme non ha delle pagine coi contenuti, ha solo questa grande pagina dove se tu scorri ci sta il meglio del meglio di quello che è successo oggi dentro le ultime 2 ore, fra 2 ore è cambiato, questo è sceso giù, ce ne sono altri. E ognuno di questi, se li clicco, va ad un altro sito, non resta qui. Quindi il potere di questa cosa, che direi, ma com'è possibile, è che TechMeme li manda via i suoi lettori, perché è come una guida turistica eccezionale, che dice, ma vai là, guarda che bello, e sono andato là, c'è quello. E in più gli dà il supporto di dargli il riferimento di tutti quelli che hanno già parlato di quella notizia, quindi se ne hanno parlato già TechCrunch, Mashable, ReadWriteWeb e qualcun altro, la metterà per prima piuttosto che più giù. Il modello è di storie sponsorizzate e di alcuni sponsor pubblicitari sul lato, quindi io posso avere una notizia che non va in mezzo alle notizie, sta in una casella di lato, ma la posso avere perché voglio che la gente sappia che sto facendo qualcosa, introducendo un nuovo prodotto. Sulla stessa linea, il signor Gabe Rivera ne ha fatti diversi altri, perché la cosa gli funzionava così bene che ha detto, ma perché non replico? E quindi ha rilanciato con Media Gazer, che è di nuovo un news radar dedicato al mondo dei media, oppure WizMerch, che è interamente dedicato al gossip, molto più Italian style questa cosa qua, noi italiani ci piace tanto il gossip e le riviste che coprono questi argomenti qua, ecco questo è un esempio che anche sul gossip, quindi non su un argomento dove la gente ha un investimento finanziario e pagherebbe dei soldi, si può creare un canale di notizie interessante dove tutti i contenuti non li fa WizMerch. Lui quello che fa è di mettere su una redazione che, da un lato, come vedrai dopo, sceglie le fonti e le continua ad aggiornare e mano a mano che riceve le informazioni
con l'aiuto di dei software che gli dicono guarda, di questa notizia ne stanno parlando già in 10, sceglie a mano cosa pubblicare e cosa no. Un altro esempio famosissimo, molto più famoso, qualche ordine di grandezza in più, è il Drudge Report. Questo sito è famosissimo negli Stati Uniti. Quando io ho iniziato sul web, lui era già uno dei primi 10 siti che c'erano sul web tra i più popolari. Qual è il suo modello di contenuto editoriale? Una home page fatta solo di link che vanno ad altri siti. È come avere il front page della Repubblica, dove c'è una collezione del meglio di quello che succede, non esclusivamente scritto dalla Repubblica. C'è un reportage incredibile della BBC, mettiamo così in italiano, te lo do. C'è la CNN che parla di questo, vallo a vedere, c'è quest'altro. E quindi lui fa anche uno statement politico, cioè dà un messaggio politico attraverso la scelta delle notizie che decide di mettere qua e di quelle che esclude di mettere qua, ovviamente. Quindi non è, ah vabbè, ma che stronzata, sono buoni tutti a prendere un po' di notizie e a metterle lì. Ma è la cura, è come dire, ma che ci vuole fare il DJ? Provaci. Non è così semplice come a dirlo, perché l'avere l'affinità con la musica, sapere che pezzo va con quale altro, che notizia mettere prima e dopo, te le sei andata a leggere queste notizie? Perché non è che uno può vedere solo i titoli e dire, ah, c'è una notizia nuova, la devi andare a leggere quella notizia, a vedere se realmente contribuisce qualcosa prima di aggiungerla. Gui Kawasaki, famoso imprenditore della Silicon Valley, autore di numerosi libri, il primo evangelista dell'Apple Macintosh, da quanti sono? 3-4 anni, ha creato AllTop. Che cos'è? È un portale di NewsRadar. Qua non ce n'è uno, ce ne stanno 20, 30, 40, 50. Questo è uno solo di quei 40-50. Web design, il meglio del web design da PSD Toots, da Think Vitamin, da Smashing Magazine, da Van der Lei, da Web Designer Wall. E scorro, cioè lui mi va a trovare tutti i migliori siti e i migliori articoli sul web design e lui non scrive nulla. Questo è bellissimo, ve lo dovete andare a vedere perché secondo me è il più fenomenale dal punto di vista di aver capito esattamente il valore di queste cose e di averle monetizzate. Si chiama Smart Brief. C'è il sito, ma loro fanno i soldi con le newsletter. Ne hanno, credo, forse un centinaio più su tutti i settori verticali, credo dalle automobili al settore farmaceutico. E loro raccolgono tutte le migliori informazioni, le classificano, fanno per ognuno un news radar, cambiano i titoli, li rendono più interessanti, danno un'introduzione migliore, quindi ricontestualizzano una certa notizia per un certo tipo di pubblico e tu ti puoi abbonare a questa newsletter e per abbonarti devi pagare. Quella su social media che vedi qua, questa è una fotografia della mia email, come mi arriva nell'email, ti ci puoi abbonare gratuitamente perché loro la fanno questa qui per farla conoscere alla gente come noi. Vi invito di andarla a vedere e di vedere quanto bene è fatto questo lavoro. Smart Brief. Ora un bel esempio un po' casareccio, perché sennò dici vabbè, ma qua sempre cose americane, ci fai vedere? No, ci sta l'esempio italiano con tutti i limiti di essere italiano, quindi adesso non ci vergogniamo di noi stessi perché questi siamo noi, però qui senza che io li conosca, loro penso conoscano me, loro fanno la stessa cosa. Questo si chiama Tutto Mercato Web. Dice ci sono due periodi nell'anno nella quale la tua squadra del cuore compra e vende giocatori e tu vai in fibrillazione perché vuoi sapere se Van Basten viene da te, se è resuscitato, se c'è questo o quell'altro e quindi ogni giorno tu vai smanetti la mattina appena alzato a vedere il Corriere dello Sport, il Tutto Sport, la Gazzetta, il Corriere della Sera, la Repubblica perché ognuno c'ha lo scoop, ma se tu vai su tutto sul mercato web lui c'ha tutto, lui ci va prima di te sulla Gazzetta, su quello, su quell'altro e ti dà tutte le compravendite che ci sono, facendo un lavoro un po' più da furbetto tipico italiano, cioè non mettendo sempre la sorgente e il link in maniera chiara, perché questo lavoro vale quando tu sei trasparente, onesto, non quando stai facendo solo il furbetto, ma lo fa abbastanza esplicitamente da poterlo lasciare intendere a chiunque, tant'è che le cose che scrive lui si chiamano esclusive TMV e tutte le altre sono esplicitamente notizie che lui riprende da altri, la riscrive a sue parole e dice questa viene dal Corriere dello Sport, questa viene dalla Gazzetta e anche questo vive, sopravvive, mi sembra che vada avanti e cresca, andatevi a vedere i suoi numeri e vedrete da soli. Ci sono anch'io, mi sono messo per ultimo, non dovrei farmi autopubblicità ma è solo per dire che su Master New Media in tutte le edizioni, nella colonna centrale, questa è la mia rivista, dal 2005 io faccio un news radar, cioè queste qui non sono cose mie. Sono cose che io ti dico, valla a vedere. E sull'Italia, punto a siti italiani. Può essere il Sole 24 Ore, può essere un blog, può essere un nuovo sito che è uscito ieri.
Dipende da quello che trovo e che ritengo interessante. Quindi qui io aiuto le persone a poter leggere il meglio, perché io non sono Dio, non c'ho tutto qua e ci stanno tante cose da capire per chi è interessato al mio settore, che è il web publishing. Vediamo adesso rapidamente quali sono i passi pratici, così che poi possiamo fare questa prova reale. Allora, passo numero uno, ovviamente devi scegliere bene l'argomento e deve essere un argomento preciso. Penso che un news radar sulle automobili o sulla comunicazione o sul design possano essere un po' troppo ampi. Se voi stringete un po' di più sia nel taglio dell'argomento sia nel che tipo di tribù andate a seguire, perché la comunicazione interessa agli executive manager, quelli in giacca e cravatta, e interessa anche ai blogger o agli hacker alternativi, ma tu a chi vuoi parlare? Il canale di notizie cambierebbe molto, quindi inquadrare bene la direzione sia come tema che come tribù alla quale mi voglio rivolgere. Poi, step numero due, mi devo scegliere le fonti. Allora, mettiamo che io voglia fare un canale appunto sul golf. Ci saranno dei canali, dei blog in Italia che parlano di golf e quindi me li vado a segnare. So che c'è una rubrica sempre su un certo giornale, me la vado a segnare. So che ci stanno dei siti dedicati allo sport che hanno delle sezioni sul golf. Quindi mi segno tutte queste fonti e vado a vedere se queste fonti hanno un... Chi l'ha detto? Chi è stato? Il primo? Io chi? Eccolo qua. Grazie. Ok. Allora, un bel feed RSS devo cercare. Se sei arrivato dopo, ma che è sto feed RSS? È il bottoncino arancione con le ondine. Lo devo cliccare, viene fuori una URL, un indirizzo web. Me lo devo prendere perché lì ci stanno dentro le informazioni. Allora, per tutte le fonti mi prendo un feed RSS. Poi che faccio? Vado un po' più là, penso con la mente, ma ci stanno solo siti e blog? No! Ci stanno i siti di notizie, ci stanno le directory e i cataloghi, ci stanno i forum, e nei forum si parla di golf, che non le vuoi raccogliere, magari c'è una discussione interessante. Ci stanno i social media, su Twitter parlano di golf, su Facebook parlano di golf, su LinkedIn, non lo so, può darsi. Ci stanno YouTube, Vimeo, tutti quelli là, ci stanno le immagini su Flickr e da altre parti, Picasa e via dicendo. E magari ci sono dei reportage fantastici sul golf. Che fai? Tu vuoi fare il newsmaster e non li vuoi raccogliere? Quindi vai a cercare in tutti questi ambiti le fonti possibili che già sono evidentemente là, non quelle che non conosci. Per quelle che non conosci devi fare una cosa speciale. Respira un attimo. Devi fare delle ricerche persistenti. Non ti stressare. Ricerche persistenti, che vuol dire? Che io sparo una domanda là fuori, tipo a tutti i blog che ci sono in giro, e dico, quando uno parla di golf, io lo voglio sapere, anche se non lo conosco. È come se tu andassi su Google quello che cerca nei blog, blogsearch.google.it, e scrivi, imparare golf. Ora, se ci stanno dei blog che parlano di imparare il blog, lui te lo dice. Ma se ne esce uno fra un minuto di blog con un articolo così, te lo dice? No. Quindi tu ogni minuto dovresti fare invio e vedere cosa viene, giusto? Una ricerca persistente fa esattamente questo, per tutta la vita. E quindi tu puoi sapere se esce fuori qualcosa da un blog, da un sito che non conosci, e scopri nuove sorgenti, nuove fonti e le porti dentro, perché questo è il lavoro del newsmaster, non solo di raccogliere, ma di scandagliare e scoprire continuamente se ci stanno nuove fonti, giusto? Quindi come si fa, Robin, sta ricerca persistente? Perché mi preoccupa già dal nome, è una cosa difficile, devo sapere l'HTML? No, è una cosa semplicissima. Tu basta che vai, mettiamo... qua che ci ho messo, news search. Io qua c'ho anche le URL dannato sole, non si vedono. Vai su Yahoo, Yahoo c'è una sezione news, c'è una sezione news Italia. C'è un box search. Tu scrivi dentro golf. Vengono dei risultati? Se ci fai caso, sulla destra c'è un bottoncino arancione con su scritto RSS. E che è? È il feed di questa ricerca, è il pedalino che fa continuamente così. Se tu prendi questa URL, tu dentro quel feed ricevi quella ricerca aggiornata continuamente, ogni ora, ogni mezz'ora, ogni quanto Yahoo decide di farlo, e se esce qualcosa di nuovo, tu lo sai. Quindi questo giochetto di fare una ricerca e di prenderti il feed
della ricerca, il feed RSS, si chiama ricerca persistente perché continua all'infinito. E tu ne vuoi fare una su Twitter, una su YouTube. YouTube, oh, se escono video con golf, me lo dici? Ricerca persistente. Twitter, oh, se parlano di golf, me lo dici? E lo fai da tutte le parti, dove ci sono le news, dove ci sono i contenuti, dove ci sono i blog, dove ci sono le immagini, dove ci sono i video. Ok? A questo punto c'hai tutti questi feed RSS che te li sei messi da parte, hai capito bene la storia, mi dirai, Robin, senti, ma io ho visto, c'è un sito che non ce l'ha il feed RSS, che faccio? Allora io te l'ho scritti qua, te ne ho dati tre, feedyes.com, feed43.com, feedfire.com. Sei poraccio? Vai di fretta? Vuoi spendere una lira? Feedyes, il nome lo dice. Vai lì e lui ti aiuta in un metodo semplicissimo, in 2 minuti, a creare un feed RSS per una pagina che non ce l'ha. E ogni volta che quella pagina aggiunge qualcosa di nuovo, lui la mette nel feed. Quindi si può creare un feed RSS anche per dove non ci sta. Non è un problema. Sono pronta, a questo punto ho tutti questi feed RSS, cosa devo fare, Robin? Beh, adesso li devi mischiare tutti insieme, devi farli diventare un super feedone. Ah, e come si fa? Io ho fatto una mappa dove ti ho elencato tutti i tool che puoi usare per mixarli insieme, per prendere tutti questi feed RSS e mandarli in un unico canale. Ce ne sono così tanti, vedi che ho dovuto fare una mappa, ho messo l'iconcina per ognuno e tu, se tu clicchi, puoi andare ad ognuno dei servizi. Qua c'è la URL, questa si vede, bit.ly/newsmastertoolkit. Questa presentazione, se sei arrivato da poco, è comunque online su slideshare.net/robingood-italia. Quindi qui c'è la possibilità di avere tutti dei tool che tu gli dai, tutti i feed RSS, e loro li mettono tutti insieme per te, automaticamente. Bello, questo l'abbiamo risolto, non devi fare niente di difficile. A questo punto c'è il passo numero 5, sono 8 i passi, siamo quasi addirittura finale. Devo filtrare. Perché devo filtrare, Robin? Beh, per esempio, se io prendo delle fonti specifiche e poi prendo una ricerca persistente, può darsi che la ricerca persistente mi tira dentro delle cose che ho già preso dalle fonti, perché lei cerca libero, in maniera aperta, non sa chi sono le mie fonti, quindi potrei avere dei doppioni, duplicati, esatto. Oppure mettiamo che io faccio questo canale per una società famosa e benché io non la pensi come loro, loro si sono fissati che i loro concorrenti diretti in questo canale non devono apparire se hanno delle notizie, quindi io potrei filtrare ogni volta se il mio cliente è Coca-Cola, ogni volta che c'è Pepsi, Royal Cola e Giga-Cola, io la filtro fuori. Se appare la parola Giga-Cola non la voglio vedere, se appare la parola Pepsi non la voglio vedere, quindi posso usare tutta una serie di filtri per togliere duplicati. Ogni volta che vengono dei comunicati stampa non li voglio, i comunicati stampa non li voglio. C'è un certo blogger che scrive delle stronze, non lo voglio. Posso filtrare a monte tutte quelle cose che mi potrebbero dare fastidio. Ci sono dei termini scurrili in un post, bene, li posso segnare e anche questi vengono filtrati via. Ci sono dei nomi, dei personaggi che non voglio che appaiano mai. Posso fare tutta una serie di filtri. A questo punto ti ho fatto una mappa anche di tutti i software, i servizi gratuiti che ci sono online per fare i filtri. Così dici, ce li ho belli pronti qua. Anche qui ti do una URL, se la vuoi subito, è sempre bit.ly, bit.ly/filter-rss-feeds. Tutti gli strumenti per filtrare sono pronti adesso per fare veramente il lavoro godurioso. Perché adesso io che c'ho? C'ho uno schermo, anche se sto solo su Google Reader, dove arrivano tutte queste dannate notizie, dalle mie fonti, dalle ricerche persistenti, zoom, 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 zoom. E io che devo fare come newsmaster? Devo scegliere il meglio del meglio. Devo dire questo sì, questo no, questo sì però il titolo fa cagare, bisogna cambiarlo, la descrizione, c'è scritto copyright, nella descrizione è venuto un pezzo sbagliato, va corretto. Il mio pubblico non capisce questo termine, è meglio usarne un altro. Quindi non solo seleziono, ma vado anche a modificare alcune di queste cose. Mantengo i crediti, nel senso che l'autore, la fonte, il link devono apparire ben chiari. E queste sono le cose che devo fare. Questo è il lavoro del newsmaster. Alla fine pubblico. Dici, ma come pubblichi? Non stai mica dentro WordPress o Movable Type? Dove pubblichi?
Innanzitutto mi sarò trovato uno strumento per fare news mastering e ce ne sono tanti adesso disponibili, ti dico quali ci sono. Due, posso pubblicare in tante maniere, nel senso che posso usare quel feed RSS che io genero, dove ci sta solo il meglio del meglio, posso usare JavaScript oppure posso usare dei servizi che utilizzano i widgets, ce li ha Google, ce li ha Wibia, ce li hanno altre case, comunque anche qui adesso ti do dei riferimenti, o meglio ancora, se tu capisci la parola SEO e vuoi ripubblicare un contenuto che sia perfettamente visibile come testo a Google, dovresti usare la strada tecnica che si chiama PHP Include, perché quando usi widget e JavaScript il tuo lettore vede quelle notizie del tuo canale, ma Google in realtà probabilmente non guarda così attentamente o non può vedere quello che ci sta. Quindi questo da un punto di vista SEO è la cosa migliore. C'è una guida di Master New Media su tutti i metodi per prendere un feed RSS e pubblicarlo su una pagina e tutti i tool che puoi usare, che sta a bit.ly/rss2html. Guida completa a tutti i tool per fare la trasformazione da RSS, voglio uscire fuori, come faccio? Bene, questo è il percorso. Step finale, devi condividere, far conoscere, cioè quel canale, poi non lo pubblicare soltanto. Condividi di tanto in tanto su Facebook, su Twitter, crea un widget che altri siti simili al tuo possano usarlo per ripubblicare un canale di notizie che tu hai già praticamente preparato, così che puoi creare delle partnership, degli scambi, forse delle sponsorizzazioni. Ricapitolo passo passo questi passi. Numero 1. Scegli il tuo canale preciso, la tua direzione, basata sia su un tema stretto, sia su una tribù che abbia delle esigenze particolari. Numero 2. Individua quali sono le fonti che ci sono già là fuori, blog, siti web, siti di news, video, immagini, eccetera, che già ci sono e che parlano di quell'argomento. 2. Fai anche delle ricerche persistenti, aperte, che continuano a catturare roba, e prendi tutti questi feed RSS, aggregali insieme usando uno dei tool che ti ho consigliato gratuiti e poi mettici eventuali filtri, così che puoi deduplicare, togliere cose che non ti vanno bene, menzioni, personaggi e marche che non vuoi vedere apparire. Alla fine fai il lavoro del curatore, cioè scegli a mano queste cose, perché qua poi ogni volta che io faccio una di queste presentazioni esce un gruppetto di persone che vanno a casa, scrivono un software che prende tutte le notizie da alcune parti, ci mette un filtro e prof, ti scureggiano fuori questo canale automatico di cacca più pulita. Ma sempre cacca è! Ti posso garantire che non c'è un modo che io ho scoperto dal 2004 a oggi per non far uscire la cacca se non andandoci a mano. Non c'è un software che riesce a capire le sottigliezze delle differenze delle notizie. Sì, se prendi solo quelle che scrivono i grandi giornali, sì. Ma se vai a prendere anche nei vicoletti, nell'underground, perché lì ci stanno cose interessanti alternative, e lì le devi vedere con occhio se sono affidabili o se è una presa per il culo. Quindi ci deve andare una persona a guardarle. Pubblica online, condividi e distribuisci. Scegli, individua, cattura, aggrega, filtra, seleziona, pubblica, condividi. Questo è il percorso del news mastering. Che strumenti? Tutti volete sapere, ma che software mi fa tutte quelle cose senza che le devo fare io come un meccanico che avvita ogni singolo bullone da solo? Allora, io qua te ne menziono uno per primo perché è il mio favorito in questo momento ed è facile da ricordare. Si chiama Scoopit. Se vai lì adesso, ti dice, c'hai l'invito? Tu gli dici, aspetta perché Robin non me l'ha ancora dato, però arriverà. My Syndicate è storico per me perché è il primo servizio che fa news mastering dal 2005 esiste e ci siamo ispirati l'un l'altro. Loro avevano già delle idee giuste, gli ho dato dei consigli ed lo uso ancora, ma è un servizio professionale per chi sta a livello medio-alto, quindi se non vuoi spendere lascialo perdere, non fa per te ed è anche complesso. Blogbridge, gratuito, open source, per Mac, PC e Linux, un bello strumento, ve lo consiglio, è una specie di iTunes per le notizie, fico. Google Reader, non ti serve di scaricare niente, va su tutti i computer, è gratis, è il miglior modo per imparare a fare il news mastering senza sporcarsi troppo le mani e senza farsi del male o creare dei casini. Quindi se sei proprio un novizio e stai a zero su tutto, parti da qua. Altri che suggerisco che hanno potenzialità diverse, adesso non vado nel dettaglio, sono amplify.com, FriendFeed, che lo utilizza parte della nostra redazione italiana proprio per fare il news radar, quindi puoi utilizzare anche degli strumenti che normalmente la gente pensa servano ad altro, e storyful.com curate. Questi sono alcuni dei nomi che vi consiglio, ma siccome saranno 40, 50, 60, c'è un'esplosione dalla metà dell'anno scorso ad oggi di questi strumenti di news mastering.
Io pensavo, avendo avuto questa idea nel 2004, che avessi proprio sbagliato, che non ci avevo preso per niente. Era che stavo troppo in anticipo, perché adesso che ci sono arrivati c'è un'esplosione di questi strumenti. E quindi ho fatto un'altra mappa, che è così grande che non c'entra nemmeno sulla slide, dove ci stanno tutti gli strumenti per fare news mastering che esistano là fuori. Sia da quelli enterprise, da $50,000 all'anno, sia quelli totalmente gratuiti, sia quelli che fanno il news mastering solo di notizie, quelli che lo fanno anche per i video o per le immagini. Vuoi creare un canale solo di video su un certo argomento? Si può fare, ci sono degli strumenti che anche gratuitamente oggi ti consentono di farlo. Questo sarebbe punto magico per fare una dimostrazione pratica. Mi posso inoltrare?